tutti, bentornati e benvenuti sul mio canale. Oggi, come vi avevo già accennato nell'ultimo video acquisti, andremo a testare insieme queste matite colorate acquerellabili. Si tratta delle Lyra Graduate Aquarelle in questa confezione da 24 matite. In commercio troviamo anche le confezioni da 12 e 36 matite colorate. Andiamo a vedere il retro della confezione. Come potete notare, qui abbiamo gli esempi dei colori presenti all'interno della confezione con il relativo numero e inoltre troviamo anche un pennello. Possiamo leggere che appunto si tratta di matite colorate acquerellabili di qualità, colori facilmente acquerellabili per creare infinite sfumature. La mina ha un diametro di 3,3 mm, in legno di cedro certificato di ottima temperatura. E inoltre qui troviamo anche le varie certificazioni. Ma adesso andiamo a vedere per l'appunto il contenuto della nostra confezione. Queste sono le 24 matite. Come potete ben vedere, l'estetica di questo prodotto sicuramente è molto particolare, molto singolare. E qui abbiamo anche in dotazione, come riportato sulla confezione, questo piccolo pennellino. La punta è, di dimensione 2. E queste sono per l'appunto le nostre 24 colorazioni. Prendiamo la singola matita per vederla più nel dettaglio. La matita presenta due fasce colorate del colore stesso della mina. Quindi lungo questa fascia colorata troviamo proprio il nome del prodotto. Dall'altra parte, lungo l'altra fascia colorata, troviamo proprio il nome, in questo caso del colore, con il relativo codice. Il resto è di questo color legno. Quindi ho notato, andando a vedere appunto le matite, in particolare che questa colorazione verde presenta un piccolo difetto perché la banda colorata doveva trovarsi in corrispondenza della scritta, invece come potete notare non è così né da questo lato né da quest'altro lato, quindi un piccolo diciamo difetto di fabbrica. Queste matite sono disposte in maniera un po' casuale, nel senso che non seguono un particolare ordine, né per quanto riguarda appunto le diverse gradazioni di colore che sono messe un po' a caso, né per quanto riguarda appunto l'ordine numerico presente proprio sulla confezione esterna. Ho lasciato le matite proprio così come le ho trovate aprendo la confezione. Adesso però per comodità le andrò a disporre seguendo proprio l'ordine numerico presente sul retro di questa confezione perché le andremo a testare su una carta appunto d'acquarello 300 grammi. In questo modo sarà più semplice andare ad identificare i singoli colori. Questo è il risultato andando a riorganizzare queste matite seguendo proprio la numerazione proposta sulla confezione stessa. Ho semplicemente per comodità messo il bianco che aveva la numerazione più bassa come colore però finale. Thank you.
Queste sono le colorazioni. Come potete vedere, alcune sono anche un po' particolari, come ad esempio questo verde definito verde grigio, oppure questa tonalità definita red violet, quindi rosso viola, e anche queste tonalità di marrone. Comunque, nel complesso, per essere ovviamente una confezione da 24, i colori sono carini. La mina risulta essere abbastanza morbida e nel complesso piacevole e confortevole da utilizzare, quindi il colore si stende molto facilmente. Adesso passiamo ad acquerellare questi colori. Quindi questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Ho utilizzato le matite esercitando anche una certa pressione e nonostante ciò il segno sottostante è quasi sparito del tutto. Il pigmento si è sciolto molto bene e i colori anche acquerellati risultano molto piacevoli. Alcuni un po' più pigmentati rispetto ad altri, ma personalmente trovo che l'effetto complessivo sia abbastanza gradevole. Adesso andremo ad utilizzare alcuni di questi colori miscelandoli tra di loro e poi anche in questo caso li andremo ad acquerellare. Quindi adesso andremo a sfumare insieme e poi ad acquerellare queste quattro colorazioni, andando proprio a miscelarle tra di loro. Partiamo con la colorazione più scura. Stai
stendiamo il colore senza andare ad esercitare una eccessiva pressione. E adesso andiamo a sovrapporre questo dark violet in parte sopra il colore che abbiamo appena steso. Continuiamo adesso a stendere quindi gli altri colori. Sempre andando a sovrapporre una parte del colore su quello precedentemente steso. Adesso andiamo a prendere la nostra acqua brush e andiamo ad acquerellare. Quindi questo è l'effetto che abbiamo ottenuto, come potete vedere i colori si sono sfumati abbastanza bene, amalgamati anche tra di loro, e in realtà questo potrebbe essere tranquillamente uno sfondo, un piccolo segnalibro che poi può essere ovviamente arricchito con un disegno, con una scritta. Ovviamente poi possiamo tranquillamente lasciare spazio alla nostra fantasia e creare tutto ciò che desideriamo. Adesso andremo ad utilizzare queste quattro matite, quindi queste quattro colorazioni, andandole a miscelare questa volta però a secco, quindi utilizzando un cartoncino da 250 grammi. Prima di cominciare vado a temperare questa matita molto velocemente. Come potete notare, si è temperata molto bene. Thank you.
Questo è l'effetto che abbiamo ottenuto andando a miscelare le nostre matite a secco. I colori si sono miscelati abbastanza bene. Proviamo a vedere molto velocemente se il bianco è in grado di miscelare i nostri colori. Quindi, come potete notare, il bianco effettivamente è in grado comunque di andare a miscelare un po' queste colorazioni. Ovviamente va anche ad attenuare l'intensità poi del colore. Quindi, queste erano le nostre matite acquerellabili della Lira. Qui mi sono un po' divertita a decorare questo piccolo cartoncino che avevamo acquerellato con questa semplice scritta e nel complesso, per essere appunto una prima impressione, sono rimasta soddisfatta di questo prodotto. Sia utilizzato a secco, sia utilizzato come appunto matita acquerellabile. Spero come sempre di avervi fatto compagnia. Per qualsiasi domanda o curiosità, lasciatemi pure un commento. Vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!